Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di Royal Enfield perché poche ore fa, giusto ieri mattina, in India hanno fotografato quella che dovrebbe essere la seconda oppure terza moto della Royal Enfield a montare il motore Sherpa 450 nuovo della nuova Himalayan 450, ovvero quella che al momento è conosciuta col nome di Guerrilla 450. Che secondo me però da noi potrebbe arrivare con il nome di Scram 450. Fondamentalmente parliamo della versione più grossa dell'attuale Scram 411 che io ho provato tipo l'anno scorso. Interessante questa cosa in quanto l'Himalayan l'ho provata recentemente, qui di fianco sono io che la sto provando in quel di Piacenza. E la prova anche visto che l'avete molto apprezzata, il modello è anche molto interessante, no? Soprattutto rispetto al motore della Scram e della quindi vecchia, tra virgolette, Himalayan, la nuova 450 guadagna questo motore Sherpa nuovo da 40 cavalli e 40 Nm di coppia, no? Che è un motore più performante rispetto al motore 411 con soltanto 24,2 cavalli di potenza. E quindi dovrebbe ampliarsi a breve, insomma, la gamma 450 di Royal Enfield. E questo è assolutamente un bene perché se va come per l'Himalayan a poco più del prezzo delle attuali versioni con il motore 350 l'Hunter e 411 la Scram, si potrebbe avere, diciamo, delle moto più performanti. Vi ricordo che già vi ho parlato dell'arrivo a breve, anche lì si pensa, della nuova Hunter 450 derivata dalla 350 con il motore piattaforma J da 20 cavalli che ho provato sempre 2 anni fa o l'anno scorso, se non mi ricordo. Quindi dopo l'Himalayan, insomma, cioè prima l'Himalayan 450, poi dovrebbe arrivare, non so in che sequenza, sia l'Hunter 450 che la Scram 450 oppure in momento la moto è conosciuta col nome di Guerrilla 450, no? Questo nome, Guerrilla, che spero di pronunciare bene, 450, Royal Enfield ha registrato tempo fa, l'anno scorso, poco prima che presentassero la Himalayan 450, per questo che questa moto viene conosciuta al momento con questo nome, però potrebbe anche essere che magari in India, visto che le moto arrivano dall'India, Royal Enfield è indiana come proprietà, no? Nasceva fine 800 come inglese, ma al momento proprietà è comunque in India, le moto vengono fatte in India, no? Potrebbe essere, dicevo facilmente, che magari in India la moto abbia questo nome, 450 Guerrilla, mentre magari per l'Italia, per dare una continuità magari con il nome, venga chiamata la moto Scram 450. E ovviamente, insomma, parleremo di una moto un pochettino più performante, più umana rispetto alla vecchia, tra virgolette, attuale Scram 411. Quindi ecco, un mio consiglio, se vi interessa la cosa di Royal Enfield, è o vi interessa, diciamo, vi piace l'Himalayan, se volete il motore 450, se non vi interessano le 650, Super Meteor 650 che ho provato sempre l'anno scorso, se non vi interessa la Continental che è veramente bella come moto, e neanche l'Interceptor che in livrea blu Barcellona è veramente fantastica, se non vi interessano le 650 ma volete spendere di meno, avere mezzi magari più abbordabili come tutto, manutenzione, motore, facilità, via dicendo. Il mio consiglio è aspettate che arrivino le nuove 450, perché o vi interessa l'Himalayan, però l'Himalayan ha il 21, a meno che non vi interessi fuori strada, è una moto che utilizzo stradale, onestamente non so fino a che punto consigliarvi, cioè secondo me c'è di meglio comunque con 19 sulla concorrenza. Oppure aspettate le 450 nuove perché sicuramente stanno per arrivare. Cioè, Royal Enfield ha tirato fuori questo motore Sherpa nuovo 450 che poi mette su una famiglia di moto come fa sempre, no? Come ha fatto con la piattaforma J350, come ha fatto con la 411, come ha fatto anche con la 650. Quindi il mio consiglio, ecco, aspettate perché le attuali 350, 411 sono veramente dei motori spompi, spompi, spompi. Piuttosto meglio spendere 500 euro in più e avere dei mezzi più performanti. Dopo tutta questa lunga premessa, ragazzi, qui di fianco vi lascio giusto un paio di immagini, giusto due foto hanno scattato perché è un prototipo questo, di una moto camuffata, quindi non è che si veda tantissimo, però e non sono neanche di alta qualità le immagini, se è per questo, però questo abbiamo, questo vi mostro. Però ecco, la moto si vede chiaramente essere una versione insomma più grossa della Scram 411.
La moto è diversa rispetto alle foto spia dell'Hunter 450, perché l'Hunter 450 sarebbe una stradale pura, no? Mentre la Scram, vi ricordo, essere una moto con 19, quindi cambia un pochettino, diciamo, di target, ecco. Cioè, nella gamma Royal Enfield, per intenderci l'Himalayan, al 21 è quella per i fuoristrada, che poi può anche andare in strada, ma nasce per i fuoristrada anche bello pesante. La Scram 411 è quella con 19 che va anche fuori strada, ma va anche in strada, ma non è da viaggio, ovviamente, è più una naked, diciamo urbana, se vogliamo, mentre la Hunter è la stradale pura, no? La naked pura, mentre la Meteor è, diciamo, la cruiser, sempre una moto da viaggio, con un motore un pochettino spompo, ovviamente, motore 450 facilmente poi dovrebbe arrivare anche una Meteor 450. Comunque, ecco, da queste immagini cosa vediamo? Beh, vediamo un'immagine, vediamo una moto molto camuffata, che nelle sembianze ricorda per appunto un mix tra la nuova Himalayan, visto che telaio, forcellone, se vogliamo anche il faro, e forse anche la strumentazione si intravede, venne tutto ripreso dall'Himalayan, però insomma con alcuni richiami all'attuale Scram 411, no? Tipo comunque il design della moto ricorda molto l'attuale Scram. E come sulla Scram attuale abbiamo le sospensioni con la forcella telescopica da 41 mm, dovrebbe essere 41 mm, ma comunque sia telescopica, si vede, e non a steli rovesciati come sulla Himalayan, no? E vediamo un serbatoio che non è capiente da quello che si vede come sull'Himalayan, dovrebbe essere da 15 litri come sull'attuale Scram, e fondamentalmente le linee richiamano l'attuale Scram, ecco. Però rispetto all'attuale Scram dovrebbe montare un motore più performante, questo si vede che il motore è lo Sherpa, e dovrebbe migliorare poi anche nel pacchetto elettronico, perché se la moto effettivamente riprende l'Himalayan e se la strumentazione effettivamente è il TFT da 4 pollici nuovo dell'Himalayan e non il TFT tondo della Shotgun 650, che è un mix analogico digitale però ancora diciamo vecchio stampo, se il display effettivamente fosse confermato essere il nuovo 4 pollici TFT con Google Maps dell'Himalayan, facilmente allora il pacchetto elettronico sarebbe anche lo stesso. Questo vorrebbe dire riding mode e vorrebbe dire anche due diverse modalità di guida, no? Quindi tutto abbastanza interessante. Però, a parte quello che vediamo da queste immagini, ecco, non c'è nient'altro. Cioè, non ci sono comunque al momento dati non ufficiali, dati trafugati da qualche server in India, Thailandia, in America. Sappiamo soltanto quello che vediamo e quello che si ipotizza, no? Cioè, se la moto di base sembra essere una Scram 450, una Scram 411, probabilmente Royal Enfield cosa ha fatto? Ci ha cambiato il motore e ha fatto qualche aggiunta, miglioramento, insomma, derivato dall'Himalayan, e tira fuori una Scram un pochettino più grossa. E tanto basta comunque per diventare questo modello un po' più interessante, no? Quindi cerchiamo di capire un po' questa Scram come potrebbe essere fatta, no? Motore per l'appunto dovrebbe essere un nuovo Sherpa 450. L'attuale Scram 411 monta il motore monocilindrico 4 undici di cilindrata, che è quello della vecchia Himalayan anche, da 24,2 cavalli di potenza circa, mentre la coppia 32 Nm, no? Una moto che pesa attorno ai 185 kg, altezza sella 795 mm, che è strano per una moto comunque con 19, e un serbatoio da 15 litri. La nuova, motore Sherpa, si passa da 25 cavalli circa a 40 cavalli, 8.000 giri, mentre la coppia da 32 si passa a 40 Nm a 5.500 giri. Il peso non lo conosciamo, però potrebbe essere leggermente inferiore, magari perdere 1,2 kg come ha fatto l'Himalayan. La sella come altezza non lo sappiamo, potrebbe rimanere sempre la stessa. Serbatoio invece vediamo che non è capiente come quello dell'Himalayan. L'Himalayan 450 ha un serbatoio da 17 litri circa, quindi questo qua più piccolo si vede, dovrebbe essere sempre 15 litri. Motore nuovo 450 Sherpa e raffreddamento liquido non più ad aria, sempre comunque monocilindrico. Cilindrata effettiva 451,6, comunque un 450. Vorrebbe dire questo, più potenza, più coppia, vorrebbe dire prestazioni più in linea con le nostre attuali patenti A2, vorrebbe dire una moto che potrebbe fare concorrenza a chi
ovviamente la nuova Triumph Scrambler 400X, non ha la Speed 400 come ho letto sui siti indiani, perché la Speed 400 è una stradale naked, no? Che io ho provato a inizio anno, cos'è? L'ho provata tipo 2 mesi fa, anzi l'ho provata la Speed 400 della Triumph, però la rivale della Speed dovrebbe essere la Hunter 450, no? Mentre questa Barilla 450, Scram 450, come si chiamerà, farà concorrenza alla Scrambler 400X, sempre la Triumph col motore TR, però la variante con 19, non quella con 17. Ovviamente non parliamo di 48 cavalli, ma alla fine, capite, il limite patente 2 è 47 cavalli, no? Come la TRK 502, ma da 47 a 40 passano pochi cavalli. Non tanti quanto da 47 a 24 cavalli, 25 come la vecchia Marayon oppure come la vecchia Scram 411. Quindi tutto a vantaggio, insomma, delle prestazioni. E vi dico, io avendo provato l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non mi ricordo, la Scram 411 con motore 411 da 25 cavalli della vecchia Marayon, e avendo provato adesso la Marayon 450, come motore c'è un abisso proprio come prestazioni. Non è che parliamo di un motore che va chissà quanto, ma adesso quantomeno la moto permette di avere più ripresa, un po' più coppia, più allungo, cioè prestazioni più in linea con il mercato occidentale, non quello orientale indiano. E poi per il resto, telaio sembra essere derivato da quello della Himalayan, così come anche il forcellone, sempre in acciaio, però dovrebbe essere. Sospensioni, qua purtroppo non c'è la stei rovesciati da 43 mm Showa della Himalayan, ma c'è la telescopica che dovrebbe essere sempre da 41 mm. Ecco, questo qua potrebbe essere un piccolo deficit rispetto alla Triumph, perché la Triumph comunque pesa un pochettino di meno rispetto all'attuale Scram 411. Ma come sospensione comunque è una forcella a stei rovesciati da 43 mm, mentre questa comunque sembra arrivare con una telescopica e non fa, diciamo, molta scena questa cosa, no? E poi come impianto frenante, quello che vediamo sembra essere quello dell'attuale Scram. L'Himalayan ha un singolo disco 320 all'anteriore e un 270 al posteriore, ma qua il disco sembra, quantomeno dalle foto, essere più piccolo, quindi potrebbe essere l'impianto frenante dell'attuale Scram. 300 mm singolo all'anteriore e al posteriore un 240. Però ovviamente non ci sono dati ufficiali, quindi si va per ipotesi. L'impianto frenante potrebbe crescere magari da 300 all'anteriore, il disco potrebbe diventare un 320 al posteriore rimanere sempre lo stesso, non lo sappiamo. Comunque il diametro disco non è neanche troppo importante, se vogliamo, no? E gommata 19-17 dovrebbe essere gommata. L'attuale Scram monta un 100 e 120 al posteriore, la Himalayan, essendo un enduro stradale, un 90-90 all'anteriore e un 140 al posteriore. Mentre la nuova Guerrilla potrebbe montare magari, non lo so, invece di un 100, un 110 all'anteriore e il posteriore, non lo so, un 140, 150, non so se le misure rimarranno le stesse, 100-120 come sull'attuale Scram. ABS che dovrebbe essere presente perché è obbligatorio ovviamente. E strumentazione, dicevo, non sappiamo perché dalle foto si vede che è circolare. Però non è detto che sia il TFT nuovo effettivamente della Himalayan, perché potrebbe essere quello della Shotgun 650. Però se fosse che quello dell'Himalayan, questo vorrebbe dire per l'appunto collaborazione con Google per il navigatore fatto benissimo di Google Maps, direttamente sulla vostra strumentazione, quindi connessione Bluetooth tra smartphone e moto ovviamente. La strumentazione è bellissima dell'Himalayan, questo veramente, lasciatemelo dire, è fatta veramente molto bene per essere una moto comunque da quelle cifre. E poi Red by Wire e Duo Terra di Mod. Una moto, quindi una moto stradale che può all'occorrenza anche andare in fuoristrada. Rispetto alla Scrambler 400X, cambierebbe comunque anche l'altezza sella, perché la Triumph come altezza è più alta rispetto all'attuale Scram, no? Perché ovviamente la moto è adatta ad andare in fuoristrada. Mentre se va come per l'attuale Scram, la nuova Guerrilla 450 dovrebbe avere sempre una sella abbastanza bassa. Quelle selle, ma anche la Himalayan è un po' un'eccezione in questo senso, perché l'Himalayan 450, per essere una moto con il 21, la sella come altezza è tipo 825 mm, regolabile 845, che per una moto per il 21, che monta al 21, è veramente bassa come altezza, strano, no? Per una moto che deve andare in fuoristrada, perché è un Tenere 700, per esempio, come altezza sella.
Siamo a 870 mm circa. Prezzo, allora, l'attuale Scrag 411, che veramente ha un nome osceno da pronunciare. Scrag 411, non riesco neanche a pronunciarlo, mangio le parole. Comunque sia, l'attuale Scrag, che ho provato io, costa 5.200-5.300, dipende quale colorazione volete. La nuova potrebbe costare sulle 5.800 euro, ipotizziamo un 400-500 euro in più. Questo perché? Perché la nuova Himalaya 450 costa più o meno 400-500 euro in più rispetto alla vecchia 411, no? Perché parte da 5.900 euro, mentre la vecchia 411 Himalaya partiva da 5.300-5.400 euro circa. Quindi ipotizziamo, ecco, di avere questa Guerrilla 450, Scrag 450, come si chiamerà, ad una cifra attorno ai 5.800 euro. Ipotizziamo questo, verosimilmente potrebbe essere così in Italia. A 5.800 potrebbe essere interessante questa moto? Beh sì, se pensiamo che la Triumph Scrambler 400X parte da 6.200 euro. Che ha il motore TR 40 cavalli ma 37 Nm di coppia, perché il motore comunque è 398 mono, no? Mentre questo è 452 mono. Questo vuol dire più coppia, soprattutto di poco, 3 Nm, però comunque parità di potenza, ma 3 Nm di più di coppia vorrebbe dire una moto con un po' più di verve, magari, soprattutto penso io ai bassi rispetto al motore TR della Triumph. E poi costerebbe comunque meno della Triumph. Comunque, Triumph, le moto arrivano dall'India, le fanno in India le piccole 400 Speed Scrambler, eppure queste vengono fatte in India. E quindi, alla fine, capite, India per India, che prendiate Royal Enfield, che prendiate Triumph. Va bene che marchio Triumph sicuramente in Occidente vale di più, però al contrario, se andate in India, cioè Royal Enfield, come Hero Motor Corp. Sono marchi che vendono tantissime moto in più rispetto a una Triumph, cioè proprio come aziende in India, vanno tutti in giro praticamente con la Royal Enfield, con Hero Motor Corp, questi marchi qua che da noi sono poco conosciuti. E quindi potrebbe essere interessante, ragazzi. Sicuramente, ecco, parliamo di moto un po' più umane, perché le attuali Royal Enfield 350, 411 sono moto veramente spompe, secondo me, che vanno a costare poco, sì, ma con prestazioni troppo limitate. Cioè, va bene che, per carità, Meteor 350, Hunter 350, la Scrambler 411 non sono moto che devono andare in pista, non dovete andare a fare chissà cosa, no? Sul passo di montagna. Però, avendole provate, vi dico, cioè, sono proprio moto nate per l'India, no? Cioè, sono proprio nate per quei mercati lì, quelle moto, poi portate in Italia dove hanno successo perché vanno a costare poco meno di uno scooter 350. Però, ecco, 20 cavalli le piattaforme J 350, 24, 25, le 411 sono proprio prestazioni, lasciatemelo dire, molto base base, molto anche ridicole. Cioè, nel senso, allora piuttosto meglio spendere 500 euro in più, ma anche 1.000 in più, andare su moto da almeno 40 cavalli. Comunque è interessante, ecco, questa cosa. E questa moto, vediamo insomma cosa ci arriverà. Magari già questo ECMA, però facilmente insomma questo ECMA vedremo qualcosa. Un'altra moto di questa piattaforma, perché l'Himalaya è la prima, 450, e poi arriveranno sicuramente anche le altre. E ovviamente io le proverò non appena, insomma, arriveranno poi nei vari concessionari. A breve dovrei provare anche la Shotgun 650, sono d'accordo a Piacenza per provarla, quindi poi so che motivate curiosi di vedere questa moto, questa bella, tra virgolette, custom, cattiva, proprio come è fatta, mi piace, e quindi poi la proverò e vi porterò il test sul canale. Comunque, Royal Enfield si sta muovendo bene, ecco, ha fatto centro con questa piattaforma nuova, Sherpa 450. Perché se no, ripeto, la J e la 411 sono proprio piattaforme nate per i mercati indiani, c'è poco da fare. Poi sicuramente chi ha comprato la Meteor 350, che l'anno scorso vendeva benissimo, o l'Hunter 350, mi dirà: no, ma cosa ci vuoi fare con una moto da 40 cavalli, con questa faccio il giro del mondo. Sì, va bene, però, cioè, nel senso, uno può fare il giro del mondo anche con la bicicletta, volendo, no, ovviamente.
Prestazioni migliori vuol dire anche più divertimento e andare in moto, in strada, in un modo magari un pochettino più umano, più occidentale, un po' meno indiano, un po' meno thailandese, da quelle mercate lì. Da questo video è tutto, vi terrò sicuramente aggiornati non appena ne sapremo di più di questa Guerriglia 450 o se cambierà nome magari nei prossimi mesi. Vi consiglio invece una cosa, se potete. Visto che Royal Enfield la sta facendo provare, testate la nuova Himalayan 450 perché vale la pena. 5.900 a partire da, credetemi, vale veramente la pena. Se vi interessa ovviamente la parte del fuoristrada. Per andare in strada secondo me c'è di meglio, moto con 19 da viaggio c'è di meglio come concorrenza anche cinese, però per il fuoristrada è una moto che veramente è molto valida, poi è costruita anche molto bene. Questo video è tutto, come sempre saluto Erika e noi ci vediamo in un prossimo. Ciao ragazzi!